PC Gamer. Time to play. Awe, ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con il quarto episodio di So The Game. Eravamo rimasti qui, ci è schiattata la capoccia nella parte precedente, un rimedio efficace all'emicrania, e adesso continuiamo da qui, da questo corridoio, quindi sia fatta la luce intanto e proseguiamo. Appicciamo il nostro carissimo accendino, almeno vediamo qualcosa in più. Facciamo di nuovo un'ispezione dell'ambiente, che ci sono delle belle bende intanto qui. Che è successo? Non lo so, però andiamo avanti. Dicevo, delle bende che ci tornano senz'altro utili. Qua c'è un documento, dovremmo averlo letto nella parte precedente, però per sicurezza lo rivediamo un attimo. O meglio, se volete lo rileggete voi, perché come sapete io li snobbo i documenti quando faccio i gameplay, perché ormai li ho giocati per conto mio. Li ho già letti, quindi vabbè, non mi interessano. Guarda solo se ci stanno dei codici. Qua c'è una mazza. Almeno per una volta posso dire non c'è la mazza. Stavolta c'è la mazza. Però mi sa che non la piglio, perché bisogna usare degli ingranaggi e ce l'abbiamo già. Non è neanche spinata, per cui andiamocene. Oh, attenzione qui che ci sta una trappola. Fortuna che l'ho vista in tempo. Qua c'è un muro da distruggere. Da questa parte, invece, si sentono dei passi. Non facciamo scherzi, eh. Qua ci sono altre bende. Molto good. Così abbiamo tutte le energie al massimo di nuovo. Il che non guasta. Dobbiamo andare da quella parte, però ci sono dei vetri. Un saltello no, non si può fare. Quindi, probabilmente, si fa il giro di qua. E la detective spacca tutto. Probabilmente, l'abbiamo già fatto nella parte precedente. Quindi lo sapevamo già. Andiamo. Infatti, sì, c'era questo bagno. Vuoi fare un bisognino? Ma anche no. Tutto sporco. Giochi erotici pericolosi con la tua fidanzata, eh? Guarda che fine hai fatto. Non c'è niente, vabbè. Pazienza. Qua c'era una scritta che nella parte precedente mi sa che non sono riuscito a leggere. Quindi è inutile impazzirci, però più o meno si legge qua. Io non so comunque tradurla, quindi andiamo avanti. Liberiamo sta porta. Dovrebbe arrivare quel pirla? E infatti, chiudi la porta, detective, presto, presto! Bloccala anche! Andiamocene dall'altra parte, perché stavolta vediamo di non farci fregare. Allora, possiamo andare da questa parte. Facciamo attenzione ai vetri, magari. Via, 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 attenzione! No, sei chiusa, dai, 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 esci, detective, esci, esci! Prima che esplodiamo tutti e due, via, via, corri, detective, corri, corri, corri! Attiva la trappola! Yeah, muahahahaha! Ci siamo per ricascare, fortuna! Ci è mancato pochissimo. Tubatura, me la piglio io se non ti dispiace. Oppure la mazza quanti colpi ha? Cadavere, cerco oggetti, non c'è la mazza. Mazza? Ah no, 5 colpi. Allora mi tengo la mazza. Meglio un colpo in più. E abbiate pazienza. Porca miseria, ci è mancato pochissimo di schiattare un'altra volta allo stesso modo. Fiu! Good, ce ne possiamo andare? Direi proprio di yes. Qua c'è una porta chiusa. Che ci sta? Bende, ci tornano utilissime, sicuro. Cartucce per il fucile, molto good. Di là c'erano i vetri. E quindi andiamo da questa parte. Ce ne sono altri per caso? Infatti sì. Non era quasi il modo di voler scoprire, però. Mi stavo semplicemente limitando a guardare, invece. Pazienza. Là c'è una scritta sul muro, vediamo che dice. Il tuo partner defunto ha la chiave. D'accordo, sarà un indizio? Qua ci sono delle bende, grazie mille. Dai, chi si puntate voi? Fanno botte quelli. Cerco una chiave nel cimitero. Voi ce l'hai con me tu? Mi sa proprio di sì. Quello vuole la chiave da me. Che fai, ti arrampichi? Vieni tu da me? Prego, prego, vieni pure. Ah, ma sono tutti e due vivi ancora. Credevo fosse morto quell'altro. Dai, per mazzuratevi tra di voi, please. Mazzuratevi. Sì, fate a botte, grandi, grandi. Ammazzatevi. Chi è? Grandi. Così ce la vediamo solo con uno, noi. Non complichiamoci la vita. Guardate che fanno! Che furbastro quello, è sceso. Quello però si è lanciato proprio di sotto. Grande, che è proprio una battaglia senza esclusione di colpi. Buttiamoci anche noi. Ammazza, che danni ci siamo fatti. Vieni qua. Dai, colpiscilo, detective. No, grandissimo. Colpirlo alle spalle. Bella tattica. Muahahaha. Cadavere, cerco oggetti. Cerco oggetti, niente. Oh, c'è uno che ci lancia le molotov qui. Ed è quello lì, mi sa. Yes. Allora, facciamo estrema attenzione qui. Non vorrei che ci fossero delle trappole. E mi sa proprio che ci stanno.
Ci mancava solo quello con le molotov, però. No, mi sa che ci conviene fare un altro giro. Qua non siamo sicuri. Allora, quindi il tuo partner defunto ha la chiave. Quindi sicuramente in una di queste tombe avremo la chiave. Altrimenti scoppia tutto, mi sa. Molto good, facciamo estrema attenzione allora. Qua di sotto c'è qualcosa? Vediamo un po'. Ah no, ci manca un chiodo. Demre. Non ci sono chiodi nei paraggi? Peccato. Magari quella porta nascondeva qualcosa di molto utile. Poteva essere una siringa, che ne so, delle bende anche, visto che abbiamo perso tutta quell'energia. Oh, grande, abbiamo delle molotov anche noi. Molto good, a questo punto la piglio, perché devo far fuori quel pirla. Che vuole fare il furbastro. Dai, lanciala anche tu, detective, ce la fai di là? Come casarola si lanciano sei molotov? Ah no, questa è una trappola assordente. RB scegli. Ah, quindi non era. Cioè, funziona così la molotov. Io ho preso la molotov. Almeno credo di averla presa. Non è che non l'ha pigliata? Ha fatto la finta? E infatti, molotov. Perché la usi come trappola stordente? La vuoi piantare tu? Dai, detective, lanciala anche tu. Non mi ricordo come si lanciano le molotov. Figo. Eppure dovrebbe essere così. Ah, con la X, ecco. Non me lo ricordavo proprio. L'abbiamo pigliato? Sì, sta bruciando. Vai, brucia calorie, amico. Che ci avete frantumato un quarto di maroni con sei molotov. Oh, e che? Quindi il tuo partner defunto ha la chiave, dicevamo. Facciamo attenzione qua perché potrebbero esserci dei cavi trappola. Dobbiamo trovare una tomba, quindi, con il nome di Singh. Scatola di Jigsaw. Dobbiamo leggere il nome prima, però. No, questo non è sicuramente. Ho una paura esagerata delle trappole. Mi fanno saltare malamente ogni volta. Questa non è neanche. Facciamo attenzione. Qua abbiamo altre molotov, grande. Oh, qua c'è una trappola. Facciamo attenzione, fortuna che l'ho vista. Questa sì che era in bella vista almeno. No, questo non è Singh, o almeno non mi pare proprio. Deve essere questa. Steven Singh. Sì, allora, scatola di Jigsaw, apri. E infatti c'è la chiave. Chiave del padiglione cedro. Raccogli. Marito e padre ucciso dall'ossessione del suo partner. Dovevi proprio ricordarmelo. Stavo per cadere dritto dritto nella trappola, però. Ammazza. Per leggere i sottotitoli. Accendino. Ma noi già ce l'abbiamo l'accendino, comunque. Vabbè. Sblocca. Andiamo di qua. Il chiodo non l'abbiamo trovato, quindi possiamo andare da questa parte direttamente. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto sbloccare pure quell'altra porta. Pazienza. Speriamo di non aver perso niente di troppo utile. Cerca il prossimo indizio di Jigsaw nel padiglione cedro. D'accord. Quanto filo spinato. Qua è tutto tranquillo, non mi dite? Perché non mi fido. Apri porta, che ci sta? Di qua invece? No, semplicemente muro. Vabbè, allora andiamo di qua. Mi sa che non abbiamo scelta. Oh, di là ci sono delle bende, perfetto. Almeno così pare. Yes, grazie mille, bende. Questa possiamo aprirla, yes. Facciamo attenzione alle trappole. Non c'è niente. Ammoniaca. Tubatura. Questo è tutto pieno. Non c'è niente. La torcia non l'abbiamo mai presa. Anche se io continuo a preferire l'accendino, è inutile. Mi piace di più. Mettete a casa, vogliamo farci una sigaretta. Con la torcia non possiamo accenderla. Vabbè, andiamo di qua. Ultima porta rimasta. Facciamo sempre estrema attenzione alle trappole, perché all'improvviso spuntano. Poi ci facciamo saltare la capoccia. No, non è il caso. Porca miseria, che si fa qui? Trova un riparo dalle bombe. E che si ricorda qual era? Vabbè, andiamo un po' così. A fortuna. Bomba. Qua che abbiamo? Non c'è la mazza? Pazienza.
un riparo dalle bombe. E magari si apre questa, vediamo. Facciamo attenzione alla trappola, molto good. Qua c'è una mazza, la pigliamo anche. Abbiamo un fusibile, installiamolo. Poi che fai tu? Si può colpire da qui? No, non si può a quanto pare. Sblocchiamo questa. Ce l'hai con noi, immagino, adesso? Aio, che botta! Vieni qua, che tanto non ci vedi. Vieni qua. Dai, detective, che dovremmo avere vita facile. No, ci siamo impigliati. Corri! Chiudiamo... No, tu devi uscire però, detective. La porca miseria. Dai, esci, bravo, così. Via, 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 via. Possiamo sfrangare questa? Sì, meno male. Direi anche di curarci. No, devi curarti, pirla. Detective Pearl. Oh. Dai, curati, curati, curati. Grande così, bravo. 8-3-8 la combinazione. Va bene. Ma che toglimi questa cosa, che tu ci rompi i maroni. Dai, sblocchiamola, vediamo di farlo fuori. Perché ci ha frantumato i maroni questo. Ah, sei cieco però, picchia forte. Vabbè, pure tu però, detective. Sei proprio un pirla. Toh, sta calmo, lei l'ha pure mancato. Dai, colpiscilo. Sta calmo. Dai, detective, colpiscilo senza pietà. Grande così. Oh, bravo, bravo, continua così. Oh, finalmente, non rompere più. Ci ridai la siringa, per caso? No, non ci darà mazza, sei pure tirchio. Decomponiti malamente. Questa è sigillata. Quindi la combinazione della serratura dove andava? Ci dovrebbe essere una porta qui a sto punto. Questa è sigillata. Ah, eccola. Avevamo detto 8, 3, 8. Molto good. Di là non c'è la mazza, quindi... Via, 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 via! Sprangare. Close the door. 3 secondi. Pazienza. Che ansia! Non si fanno queste cose, ci mettete troppa ansia. Fatta per in tempo praticamente. Wow, e anche al primo colpo. Siringa, ci serve, grazie mille. Allora, questa possiamo aprirla? No, sfrangata dall'altra parte. E questa sblocca, ci serve una chiave. E dove casserola la troviamo? Forse l'abbiamo lasciata qui fuori? Vediamo un po' qui che ci sta. Qua si è distrutto il muro, però non ci sta una mazza. Sicuri che non si può aprire questa? No, serve la chiave. Pazienza, sprangata dall'altra parte. Forse possiamo andare di qua, allora. Ci sarà un passaggio? Eh no, qua è tutto chiuso, non si può fare niente. Non è che abbiamo lasciato una chiave indietro e non possiamo più prenderla? Spero di no. E vabbè, che cosa? A sto punto mi sa proprio di sì, comunque. Oppure si può distruggere questo? Ah, si può distruggere questo, non ci avevo fatto caso. No, distruggiti allora. Per un attimo mi ha preso un colpo. No, perché purtroppo bug succedono. Non si sa mai. Allora, ci troviamo nel bagno. Sicuramente dobbiamo scavare nel gabinetto. Ecco, gabinetto, esamina. Dai, raccogli sta chiave. Bravissimo, detective. Chiave magnetica del magazzino. Che bastardelli però, ci sprangano la porta dall'altro lato. Perché ci mettono pure un muro nascosto da distruggere. Sì, bastardelli, toh. Quindi ora usciamo di qua sicuro, infatti. Meno male, va. Apri porta. Facciamo attenzione, magari ci saranno dei cavi trappola. Non si sa mai. Apri. Dai, detective, che siamo a buon punto, credo. Allora, là c'è una scritta sul muro. Guardate che roba. L'allegro chirurgo? Forse a Jigsaw piace giocare così. Fotografie, esamina. Prima hai preso suo padre. La prossima sarà sua madre? E poi tua sorella. Muahaha. Nastro audio, raccogli. 911, what is your emergency?
Vabbè, lo hai ucciso, chi ti ha salvato la vita? Ritaglio di giornale, leggi, se volete leggere mettete in pausa come al solito. Codici? Non ce ne stanno, no, non credo proprio. Forse non ce ne stanno proprio a sto punto. È una cosa che magari mi ricordo io, poi non è così. Articolo, ancora da leggere. Molto good. Ancora? Ci siamo rotti i maroni però. Abbiate pazienza. Vabbè, io quelli che trovo comunque ve li faccio leggere. Ci mancherebbe altro. Nastro audio. Questo è bello perché lo legge da solo. Qua c'è un altro ritaglio a quanto pare. Pieno di articoli qui, di documenti. Va bene, questa parte si è sbloccata, quindi yes. Che succede? Ops, fa attenzione! Pippa Pig! Dobbiamo correre? No. Per fortuna è già tutto finito. No, perché l'ansia è già salita, sai. Questa possiamo aprirla. E di là però? Non è che c'era qualcosa di nascosto? No, ok, pare di no. Va bene, a questo punto pigliamo le scale. E vediamo un po' che... Dai, detective, fatti coraggio. C'è un pezzo del puzzle lì. Qua sottotitoli non escono, anche perché al contrario era scritta. L'ho detto che gli piace l'allegro chirurgo. Nastro audio. Qui c'è una scritta, look at the true destroyer of lives. Guarda il vero tipo distruttore di vite, dovrebbe significare. Lo sapete che non sono un genio in inglese, però dovrebbe significare quello, più o meno. Sottotitoli che non escono, piccoli bastardelli. Lo sapete che vi preferisco, perché mi fate il bidone ogni volta? Vabbè, non importa. Tanto dovremmo andare avanti lo stesso. Qua c'è una porta che si può aprire. Questa invece... Gli angeli senza ali devono cadere. D'accordo. Possiamo aprirla, yes. E questa invece dove ci porta? Vabbè, diamo un'occhiata di qua prima. Questa possiamo sbloccarla, però ci serve un chiodo. Che purtroppo non abbiamo. Magari lo troviamo qui? C'è un chiodo e un fusibile. Good. Allora direi, sblocchiamo questa intanto. Vediamo se magari ci sa qualcosa di utile. Perché no? A posto, ce l'abbiamo già fatta. Molto good. Ah, c'è il tavolo di lavoro di Jigsaw. C'è anche un messaggio di Jigsaw. Vabbè. Questo l'ho letto un po' per conto mio, comunque. Possiamo fare qualcosa? Trappola stordente. Anche se poi non le uso mai queste trappole, in effetti. Sì, quando trovo il tavolo da lavoro le faccio anche, però poi non le uso. Preferisco le botte come sempre. Mazzate, tubature in faccia, cose del genere. Quindi gli angeli senza ali devono cadere. Questo è l'indizio. No, si è chiusa anche la porta. Spero che non ci siano trappole qui. Questo è un angelo con le ali? Poi sono chiuse le porte comunque. Accendino già ce l'abbiamo. Dobbiamo sbloccare forse le porte prima. Ehi, salve. Ah, questo è un angelo senza ali. Quindi forse è quello che dobbiamo distruggere. Le ali dell'angelo caduto. Vediamo se c'è un modo per sbloccare queste porte, altrimenti non possiamo passare. Questa è sigillata perché ci siamo appena arrivati da qui. Possiamo aprire questa? Sì. Diamo un'occhiatina di qua, ci sono degli archivi da esaminare. Ingranaggio pieno.
Qua non c'è la mazza, ok. Qua che abbiamo? Delle bende che ci fanno senz'altro comodo. Dossier. Codici? Mi sa tanto di no. Ok. Qua non c'è la mazza, sbaglio? No, non credo. Qua c'è un armadietto, vediamo se magari ci sta anche un curativo. Almeno li recuperiamo un po'. Ok, ho sbagliato. Facciamo attenzione. Dai, che stavolta ce la facciamo. No, ancora. Mi schiaffeggia dopo. Ah, dai, perché non ho centri? 3, 2, 1. Ora. Oh. Questo è per gli errori che ho fatto. Però ci pigliamo la siringa intanto. Perché sei uno strafatto, te. Ecco. Se ne esce che è un curativo quello. Ma in realtà è una bella dose di qualcosa. Abbiamo raccolto un accoppiatore. Qua ci sta una massa, però non ce ne frega niente. Perché si usa l'ingranaggio, non voglio usarli così. Non è che magari poi troviamo un revolver intrappolato con quelli? Intrappolato, vabbè. Rinchiuso, diciamo. Abbiamo trovato un accoppiatore comunque. Dove cazzarola si usa? Di qua. Qua c'è qualcosa? Chiodo, grazie mille. Ritaglio di giornale. Ok. Quindi dobbiamo usare qui l'accoppiatore, che come vedete questo pannello è molto più grande, quindi ci darà un po' di filo da torcere. Vediamo un po'. Non facciamoci fregare, dai, tanto sarò uguale agli altri. Insomma, si fa per dire. Ci vorrà un po' più di pazienza sicuramente. Facciamo così. Questo così. Vediamo questo poi come facciamo. Questo così sicuramente. Questo così. Questo così ancora. Dai, che siamo vicini. Qua però non è ancora alimentato in niente. Oh, ce l'abbiamo fatta, grande. Ci è voluto un po' di tempo, però finalmente ce l'abbiamo fatta. Si è liberato qualcuno qui? Penso proprio di yes. Ah no, dobbiamo liberarli noi. Questo è l'angelo senza ali, quindi apriamo questa porta. Dai, avvicinati, amico. Tanto lo sappiamo che dobbiamo fare a botte con te. Vieni qui. Ha una mazza chiodata, quello. Facciamo estrema attenzione, perché se ci becca... Sono cacchi nostri. Dai, detective, falli vedere tu chi sei. Ah, siamo rimasti a mani nude noi. Allontanati, bravo così. Dai, scazzottata. Dai, detective. Aio, che botta. Sapevo che mi beccava pure. Dai, alla Rocky. Rocky Balboa. Grande. Vai, colpiscilo, colpiscilo. Yes. Così ci freghiamo pure la mazza ora. Curiamoci, perché ce lo meritiamo proprio. Dovremmo poterci prendere anche la mazza, spero. Cadavere, cerca oggetti, siringa che ce lo restituisce. E la mazza, niente? No, non ci dà la mazza, speravo di sì. Era pure chiodata. Vabbè, pazienza. Ammazza, che colpo. Dobbiamo colpire ancora? Che dobbiamo fare, quindi? Chiave della cappella, raccoglie. Ah, qui la chiave. L'abbiamo distrutta, quindi. Chiave della cappella, molto good. Quindi, per sbloccarla, raggiungi la cappella. Dovrebbe sbloccarsi questa, probabilmente. Ok, quindi facciamoci strada da questa parte, visto che si è sbloccata questa bella porta, che si è ribloccata anche, a quanto pare. Che succede adesso? Ops, non mi piace.
Dici che schiatti? No, ma anche no. Se lascio questo interruttore, boom! Io non c'entriamo niente, veniamo in pace. Te lo garantisco. Mi sa tanto che dobbiamo sbloccare queste porte. Vediamo prima che ci sta qui, però. Apri, facciamo attenzione alla trappola. Vediamo di non schiattare ora. Fusibile. C'è dell'altro? Apriamo questa. Facendo sempre attenzione a eventuali trappole. Qua c'è il fusibile che possiamo utilizzare. Mi sa che qua attiviamo la corrente sicuramente. Infatti. Allora, vediamo di liberare questa. Disattiviamola. E vediamo un po' che succede adesso. Forse dobbiamo attirarlo di là. Proviamo a sbloccare questa porta. Vieni amico, vieni qui. Ti facciamo vedere noi chi comanda. No, tu devi entrare, Tep. Ma perché sei così pirla? Ma quanto sei pirla quando ti ci metti, eh? Spranghiamo la porta. Dai, attiva. Muahahaha, così impari. Che credevi di farci, eh? Bastardo. Come ho fatto a beccarvi da lì? Con l'esplosione? Dai, riprenditi, detective. Non farci scherzi. Eh sì, forse avrei dovuto allontanarmi. Giustamente, c'era l'esplosione. L'avevo dimenticato. Quindi... Fortuna che non siamo schiattati, almeno, dai. Almeno questo. Ci dai qualcosa, almeno? Accoppiatore e chiodo. Grazie tante. Allora, andiamo a vedere di qua adesso. Trappole per caso? No. Qui non c'è niente. Ok, qua c'è una porta che ho visto. Credevo fosse un filo questo della trappola. Questa è sigillata. Questa possiamo aprirla? Yes. Qua ci serve un fusibile. Ce l'abbiamo già, molto good. E c'è della corrente di nuovo. Abbiamo anche l'accoppiatore per sbloccare questa. Questo è un padello più piccolo, per fortuna. Sarà così? Vediamo un po'. Sicuro, vai, ce l'abbiamo fatta, grandi. Se ci sta un nemico mi devo ricordare di quella trappola. Oh, poveraccio, che brutta fine. Cartuccio di fucile, grazie. Ho usato un fusibile senza motivo a sto punto. Perché noi ce ne andiamo di sopra adesso, quindi non credo che lo utilizzeremo. I don't know. Vabbè, tanto poi di fusibili, quando servono, se ne trovano per forza. Cappella da questa parte. Trappole no. Sblocchiamo sta porta. E vediamo dove ci porta. Qua c'è un poveraccio che è schiattato male. E vabbè, se lo dice lui. Questo non possiamo esaminarlo. Questo è bloccato. Ah, si apre, ok. E qua invece non c'era niente? No. A quanto pare, no. Neanche qui. Vabbè, proseguiamo. Siamo arrivati a circa mezz'ora di video. Entra nella cappella e salva Melissa Singh. Vedremo un po'. Ci proveremo. Siamo arrivati a circa mezz'ora, sì. Vado ancora un pochino avanti e poi magari chiudiamo la parte. Facciamo attenzione qua perché non vorrei che ci fossero trappole come al solito. Che sbucano all'improvviso da vere bastardelle. Facciamo una preghierina già che ci siamo. Melissa, pregheremo per te. Mi sa che farà una brutta fine. Hello, Melissa. It's time to wake up and see what your life has become. You understood the risks of marrying an officer of the law. When he was killed, you let your vengeance with Detective Tapp consume you. Your life crumbled and you neglected your son. I now offer you a gift, a chance to break through the numbness and taste the life you buried with your husband.
Will you forgive Detective Ta, or is your hatred too great to be satiated? You're in what might be called an Iron Maiden. Move the metal cubes to the symbols and avoid the strikes. After 6 strikes, the device will snap shut, and this place will be your doom. Bene, come cazzarola si faceva questo? Puzzle magnetico, USA. Non mi ricordo proprio come si fa, però. Allora, vediamo. Si sposta questo. Ah, devo andare di là, praticamente, ho capito. Dove c'è quel... diciamo, quel simbolo lì. Quella chiocciola. Quella spirale, sì. Piuttosto una spirale. Mi sa che devi schiattare adesso, Te lo dico. 6 strike, mi sa che schiatti, No, ce l'abbiamo fatta, un po' a miracolo però. Perché per fortuna ho capito in tempo come fare. Sono 3 da fare, alla grande. Ho 4. No, dovrebbero essere 3. Possiamo fare questo? No, mi sa prima questo. Allora, vediamo di ragionare un attimo. Anche se è difficile. Perché mi fate fare 6 cose? Ma è assurdo. Allora, se ho capito bene, devo fare così. 1, 2, 3. Stai tranquillo, che è tutto sotto controllo. Sei mano degli esperti. Oh, ti fa per dire. Adesso di qua e di qua. Hai visto? Era facile. Ok, ci manca l'ultima, quindi. Pregate per me. Per lei più che altro. Sì, vabbè. Allora. Come cazzarola fare adesso? Devo ragionarci un attimino. Se vado di là mi blocco sicuramente. Se vado di là pure. Che faster, come faccio? Ringraziamo pure che non ci sia il tempo. Questo è difficile. Un attimino. Io non voglio farti schiattare. Quindi se riuscissi ad arrivare di là, il problema è come. Qua è tutto bloccato. Oppure è tutto libero, anche fin troppo. Vabbè, facciamo qualche mossa. Uno, e mi sa che ho già fatto una cacchiata. No, di là mi blocco malissimo. Forse di qua? No, ho sbagliato. Mi sa che ho capito troppo tardi come fare. Quindi devi schiattare male. Non ce la facciamo più ormai. Sì, mi sa che siamo al 6º. Ciao, brutta fine per te. No, non è morta. Allora, se è così, siamo salvi. Oh, l'abbiamo salvata, grande. Credevo fosse morta. Non ho fatto 6 mosse ormai. Vabbè, tanto meglio. Meno male, va. Pacca sulla spalla a me. Melissa, I... Don't you touch me. Get away. This is all your fault. All because of you. Why won't you just leave me alone? Just take it easy, okay? I wish you were... I wish you hadn't saved me from that thing. I wish I were dead too. Anything would be better than this. I can't feel you think anything I didn't try? Anymore. You think it doesn't eat at me every day? I can't change what happened. If I could have taken his place, I would have. I wish I was the one in the ground, not him. Devi perdonarlo però adesso, altrimenti Jigsaw ti acchiappa di nuovo. Sallo. Abbiamo un checkpoint, siamo arrivati a 35 minuti, quasi 36, quindi mi sa che mi conviene salvare. Anche perché l'editing un po' di problemini me li dà, perché sono video a 60 fotogrammi al secondo, il computer mio, insomma non è che ce la faccia benissimo. Quindi mi conviene passare i salutini. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo 4º episodio di So The Game, spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi seguito. Se vi è piaciuto lasciate un like che è sempre gradito, altrimenti lasciate un dislike. Vi ricordo di mettere sempre il like sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.
cerchiamo di stargli lontano. Andarsene. Però comunque qua di sopra non ci siamo più andati poi. Speriamo che schiatta in tempo quello. Oh, c'è la gattina qui. Vuoi giocare anche tu, Lara? Oh, c'è uno qui. Attenzione, Lara che mi copre la visuale. Dai, colpiscilo. Bravo, detective, bravo così. Vai, vai, ancora un altro colpo. Tiè, muahahaha, brutta fine. Lara, hai visto che fine ha fatto quello lì? Qua non c'era mazza. Vediamo che ci sta da questa parte invece. Possiamo sbloccare questa porta. Quindi mi sa tanto che è da giù che si va avanti. Forse qui si sblocca solo una porta così per trovare degli oggettini. Non è ancora giusto così? Ah no, non combacia questo. Allora facciamo così. E questo così. Ok, grande, pacca sulla spalla per me. Vediamo di qua che ci sta. Lampada che non ce ne frega una mazza. Fusibile. Grazie tante. Bella, sì, Lara. Bella. E quindi non c'è altro qui? Possiamo andare di sotto. Forse ci troviamo dove stavamo prima. Probabilmente. Sì, mi sa che è proprio così. Infatti. No, Lara, la webcam. Che fai? Ma quanto sei bello. Non vuoi che faccio il gameplay? Mi sa che è arrivata l'ora di mangiare per lei. Quindi... Lara, che fai? Vuoi fare tu il gameplay? Morbida sei, sei troppo morbida. E vabbè, dai. Tanto mi sa che adesso vuole proprio mangiare. Vabbè, chiudo la parte. Facciamo che la registro la prossima volta? Ma sì, dai, la registro la prossima volta. Tanto ho registrato poco, per fortuna, in questa. Registrerò la prossima volta. Ciao ragazzi!